prima di ritorno è tempo di parlare con gli under di questo Scauri, quelli che dovrebbero essere il futuro di questa società, e noi ce lo auguriamo prima di tutto. Allora, con Dacunto e Scampone, prima di tutto con Dacunto parliamo di questa gara, uno Scauri al piccolo trotto ma che comunque si è ben imposto. Sì, sicuramente oggi è stata una partita difficile, però bisogna mettere la testa alla prossima perché c'è Valmontone, una delle contendenti alla vittoria finale del titolo. Speriamo di vincerla alla prossima, guardiamo direttamente avanti. Questa è una partita giocata un po' sottotono, ma comunque abbiamo vinto e quello è l'importante. Tempo anche per Scampone in campo, ma una stagione che ha visto Scauri al momento essere la squadra da battere, e soprattutto adesso inizia il bello perché arriverà il momento difficile. Sicuramente, adesso è il periodo più difficile perché ci sono le due partite fondamentali per il nostro campionato, che sono Valmontone e in seguito il derby con la Fabiani. Cercheremo di dare il massimo a partire dall'allenamento. Per un giovane giocare con personaggi che hanno fatto anche la storia del basket, perché Bagnoli, Ricciotti, anche lo stesso Lombardo sono giocatori di altre categorie, quanto si può imparare da loro e come si può crescere? È una cosa stupenda giocare con loro perché posso imparare ogni giorno cose nuove, cose che fino adesso non avevo mai visto, quindi sono contentissimo. L'esperienza che hanno è un qualcosa di straordinario. Ci si divide tra quella che è la squadra under e quella che è la prima squadra. Come l'allenamento con la prima squadra porta poi a giocare nell'under? Aiuta oppure è più difficile? Io da quest'anno non faccio più gli under, però l'anno scorso ho aiutato molto l'allenamento in prima squadra. Si può dire che quando giochi con gli under sei quasi il leader della squadra, prendi in mano la situazione in maniera più sicura, diciamo, ti viene molta sicurezza. In bocca al lupo e ci vediamo a fine campionato. Sì, sì, crepi, crepi. Una gara che ha visto sia Viterbo che Scauri giocare al piccolo trotto, almeno per quello che si è visto dagli spalti. Nella passata giornata l'allenatore Riano mi disse: è buono giocare con lo Scauri perché la settimana dopo vai carico ad affrontare l'impegno. È stato così anche per la squadra del Viterbo? Ma, speriamo, la prossima partita abbiamo il San Paolo in casa, lo Stienzo, una squadra giovane e buona. Oggi diciamo che forse il piccolo trotto è soprattutto da parte dello Scauri, perché probabilmente hanno lavorato su alcune situazioni, visto che comunque la partita dopo 5 minuti praticamente era archiviata, anche se erano solo 10 punti di vantaggio, però insomma, conoscendo il potenziale e le possibilità della squadra di casa, probabilmente hanno pensato. Hanno giocato secondo me con buona discreta intensità, quando hanno dovuto spingere lo hanno fatto. Noi siamo così, dobbiamo onorare l'impegno, cercare di fare il meglio possibile. Chiaramente non sono queste le partite che possiamo pensare di vincere, però è importante venire qui, giocare, dimostrare che comunque siamo ancora nel campionato e che vogliamo fare il meglio possibile. Scauri è una buonissima squadra, ha giocatori di altre categorie come Bagnoli, ma anche Violo, Bertoldo, Ricciotti, il Premaker, insomma. È una buona Andrea Lombardo, il Odone, Angelo praticamente oggi non ha mai tirato se non proprio costretto, però ecco, ripeto, per noi è importante anche perché i nostri ragazzi devono fare esperienza, non dobbiamo chiedere niente a queste partite, però dobbiamo allenarci e sperare di fare qualche risultato nelle partite più alla nostra portata, diciamo. Inizia il girone di ritorno, i valori del campionato sono questi? Guarda, io penso che le prime due posizioni sì, per quanto riguarda terzo posto credo che ci sono tante squadre che magari sono un po' attardate ma possono rientrare, ad esempio la Tiberi, il Visnova, Valmontone che già ci sta, lo stesso Marino. Oggi Marino-Valmontone è una partita molto importante, che se il Marino riesce a vincere col Valmontone, oggi sono stato proprio a un clinic a Valmontone e loro erano molto preoccupati perché comunque per loro è una partita spartiacque. E poi c'è la Tiber, ripeto, una buona squadra, lo stesso San Paolo che ha 14 punti se non sbaglio, però è una squadra giovane, interessante, con alcuni elementi di categoria. A parte diciamo Smith, APDB, noi e Lazio, secondo me tutte le altre possono, lo stesso Sora, sono tutte squadre che possono ambire. Io credo che i primi due posti siano
per Formia e per Scauri, soprattutto il primo mi sembra, ovviamente fate tutti gli scongiuri del caso, sono abbastanza assegnati. Gli altri secondo me ancora c'è da vedere, da un campionato interessante. Per quanto riguarda la parte bassa, le squadre sono quelle quattro perché sono estremamente attardate. Coach, adesso ho visto uno Scauri al Piccolo Trotto, ma faceva tutta parte di un allenamento. No, non è che fa parte di un allenamento, a volte è difficile motivare, soprattutto durante le feste di Natale, una partita tra la prima in classifica e l'ultima in classifica. Sono quelle partite che, ecco, se l'approccio è un po' da allenamento finisce male, insomma, meno male poi un po' di motivazione di qualche giocatore, la partita l'abbiamo rimessa in sesto, però l'abbiamo giocato al 70%. Mi aspettavo qualche minuto in più per quei giocatori che non hanno calcato il campo con grandi numeri in questo, fin qui. Invece gli altri sono arrivati solo alla fine. I due diciamo, ragazzini. Poi devo dire la verità, anche quei, è stato condizionato anche dal minutaggio, che l'arbitro ha fischiato poco, quasi niente. Perché uno stava in panchina già dal quinto minuto. Infatti ho rimesso anche Lorenzo insieme, perché se no non ci sarebbe stato il tempo di farli entrare tutti e due. A volte sono condizionati che la partita, ecco, il terzo quarto pure è volato, ci sono stati pochi fischi, sono state poche volte il gioco fermo per far entrare. Esatto, però in quei pochi minuti ho visto Andrea Dagundo anticipare una palla, Scamponi si è preso il suo tiro, ma a volte sai che non è tanto il minutaggio, è la qualità dei minuti che giocano i ragazzi. Così è la stessa cosa a Bosco, Giorgio, tutto qua. Adesso arriva quel mese terribile di Tiziano Adessi, perché sarà complicato e il prossimo già è Valmontone, se non sbaglio la Coppa vi attende, quindi tanti impegni. Sì, domenica iniziamo il tour de forza, anche noi all'andata avevamo attenzione sulle prime 5 partite, questa è la prima che Bromare è andata in casa, Viterbo, Bromare, il loro obiettivo è quello di salvarsi. Invece, ecco, da Valmontone in poi abbiamo un tour de forza, abbiamo Valmontone, Alfa Omega, Tiber e Fabiani, e nel frattempo il turno di Coppa Italia. Il calendario vuole che però tutte le squadre che sono lì in pole position, tranne lo stesso Valmontone, debbano passare dal Pallaborelli. Sì, sì, quello sì, ecco, il primo ostacolo è questo di Valmontone, certo, se riusciamo, ecco, ma comunque senza fare pronostici, l'importante è che questa settimana ce li andiamo bene, certo, questa settimana, ecco, manca Guido Violo. Vediamo un po', rientrerà domenica, vediamo in che condizioni sta e tutto. Ecco, queste sono a volte quelle cose che ci condizionano le settimane di allenamento. Gli allenamenti cambiano in virtù di tutti questi impegni oppure il coach adesso continua con la sua idea? No, cambiano, vanno dosati sia l'intensità degli allenamenti e sia anche le partite quanto è possibile, tutto qua. Un ultimo invito io lo farei al pubblico, perché sto notando che per queste gare c'è poco pubblico, si aspetta solo la partita di cartello. Sì, e questo è anche quello che ha condizionato la partita di oggi, perché certe partite loro sono abituati ad arrivare al pubblico quando c'è il derby, c'è il Valmontone, allora queste partite vengono snobbate e anche di riflesso anche poi la squadra è in quel modo. Quindi ecco, io approfitto per far incitare, a portare più pubblico, incitare forse a Scauri.